L'ha annunciato lo stesso Stefano Geller su Facebook. Ora sono libero di decidere. L'Ulsette Pedemontana ha accolto la richiesta di suicidio assistito del 49enne di Cassola, costretto su una sedia a rotelle da quando aveva 15 anni, distrofico dalla nascita. A comunicarlo a Geller, il direttore sanitario dell'Ulsette, Antonio Di Caprio. La distrofia muscolare è la malattia degenerativa, la stessa che affliggeva Pier Giorgio Welby, che lo costringe a vivere attaccato ad un respiratore e che ha colpito prima di lui anche la madre morta anni fa e che ora lo costringe a vivere attaccato ad un respiratore. Il 27 giugno Stefano aveva scritto all'Ulsette Pedemontana per chiedere l'accesso legale al suicidio assistito. Poiché le mie condizioni evolvono peggiorando velocemente, non voglio essere sottoposto ad ulteriori sofferenze per me intollerabili. Sulla libertà di scelta si è sempre speso, spiegando che avrebbe potuto andare in Svizzera, ma di aver deciso di rimanere a combattere la sua battaglia in Italia. Dopo questo passo, in molti l'avevano chiamato, primo fra tutti il vescovo di Vicenza. Ora è arrivata la risposta dell'Ulsette.